Siamo qui con Cosimo Bigazzi, Associate Director di Janus Henderson, e vogliamo chiederti, Cosimo, come sarà questo 2020? Come sarà questo 2020? Complesso. Noi abbiamo una visione non troppo pessimistica, ci rendiamo conto che il 2020 sarà un anno di alti e bassi, soprattutto nella parte iniziale dell'anno, per poi vediamo invece una buona ripresa soprattutto della crescita economica nella fase conclusiva del 2020 e inizio 2021. Perché diciamo questo? Noi ci avvaliamo del nostro macroeconomista, che è Simon Ward, il quale fa un'analisi basandosi sulla base monetaria ristretta. Perché la base monetaria ristretta? Semplicemente perché è un buono strumento, un buon indicatore previsionale per quello che sono i temi di crescita. E quindi oggi, analizzando appunto la base monetaria a livello globale, quello che abbiamo visto è stato un forte rallentamento per quanto riguarda il 2019, si è concluso col terzo quarter, e una fase di ripresa che dovrebbe quindi trasformarsi con una shifting temporale di 6-12 mesi con una ripresa appunto della seconda fase del 2020, quindi dal 2 giugno in avanti. Se andiamo poi a analizzare le varie aree geografiche, siamo un pochino più positivi sulla parte europea, perché la base monetaria ristretta ha un tasso di crescita molto interessante, addirittura oltre il 3%, che è un dato nel quale ci aspettiamo una crescita economica piuttosto robusta. Sulla parte americana invece è stato un forte rallentamento, ma c'è una fase di ripresa che ci aspettiamo possa poi individuarsi in una crescita economica per la parte finale del 2020. Invece per quanto riguarda la Cina, vediamo una base monetaria ristretta in una fase di contrazione, non ci aspettiamo assolutamente recessione, ma probabilmente un po' di rallentamento della parte cinese, questo lo vediamo per quanto riguarda il 2020. Per concludere, nessuna recessione nel 2020 e probabilmente neanche per inizio 2021. Qualche consiglio per i nostri investitori? Quello che oggi consigliamo è che sicuramente, almeno l'esigenza che è stata maggiormente palesata, è quella di avere bisogno di alcuni strumenti. Uno fra tutti probabilmente è uno strumento dove andare a collocare la liquidità, che nei portafogli dei clienti sta diventando sempre più grande, semplicemente perché il contesto economico, ormai il ciclo è molto lungo e quindi le paure di arrivare sui massimi sono sempre maggiori, e quindi bisogna trovare un qualche cosa, uno strumento che possa effettivamente proteggere e dare un poco di rendimento, quindi il minimo rendimento che insomma mette il cliente in una comfort zone, e lo stesso consulente che la propone anche. A tal proposito, noi abbiamo una strategia che gestiamo più o meno dal 2007, l'avevamo creata nel veicolo australiano, poi portata in America, infine l'anno scorso l'abbiamo portata in Europa, quindi ha un track record di un anno, creata ad hoc per il cliente europeo. Credo che questa sia un'ottima soluzione, è un prodotto absolute return income, con un obiettivo di volatilità sotto l'1,5% dal lancio della strategia, e siamo ampiamente sotto l'1%, e con un obiettivo di rendimento che sia leggermente superiore a quello, allo zero. Quindi niente di eccezionale, ma sappiamo benissimo che siamo in un contesto di mercato molto sfidante, soprattutto sul mercato della liquidità. Perfetto, grazie mille. La ringrazio, arrivederci.